Baritoni, tenori secondi, tenori primi, grandissimi. Larga patotum della città, largo. La 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 la. Presto a bottega che l'alba è già presto. La 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 la. Non è una poesia, è un testo teatrale. E io nello sguardo devo vedere che siete pronti, che canteremo. A marzo! Sì! Ci dobbiamo mettere sotto. E sotto! Perché a maggio abbiamo Tosca! Uno! Due! Tre! Questo coro all'interno del nostro istituto cresce e dà una grandissima soddisfazione, intanto a noi come operatori penitenziari, ma anche alle persone detenute stesse. È dal 2016 che andiamo in carcere con Verdioff, nella piena coerenza dello spirito di Verdioff, che è portare il maestro Verdi nei luoghi anche più di difficoltà, di fragilità. Adesso è da 2 anni che opera in carcere, invece si avvale della preziosa collaborazione di Gabriella Corsaro e soprattutto abbiamo creato un coro di detenuti, quindi il progetto è diventato ancora più sedimentato, più importante e quindi si fa l'opera. La frase che loro hanno detto, ha fatto dire al loro portavoce è stata grazie di essere venuti da noi. Quando qua è venuto il cast del Falstaff siamo impazziti. Sull'elisir d'amore. Io dai, va bene. Ho fatto un'introduzione. Ok, ok. L'elisir d'amore o altro. Se avessi cercato e trovato, ma soprattutto preso un elisir, una porzione magica di saggezza che avrebbe fatto la differenza e guidato fino alla vita. È un'emozione, veramente una bella emozione. Cantare insieme non l'ho mai fatto prima. È un po' difficile, però alla fine... Si può fare, no? Della mano tesa del Teatro Regio anche nei confronti del carcere, perché la cultura e l'arte sono un qualcosa di universale e in quanto tale non possono avere barriere. E spero che li fanno anche gli altri, chi non l'ha fatto, perché ne vale veramente la pena. Come on, in ogni arte professori, il dottore!